Siamo a Pescara, all'americana, Domenico D'Onofrio, lo speaker Sinibaldi, Luca che è il cameraman dell'americana a Pescara. Tranquillo. E si sta portando decisamente all'arrivo come primo classificato di questa batteria. Eccolo qui, Nicolò Cocciaglia. Ciao Nicolò, complimenti, Libertas Atletica Rapino. Bravo Mattia Dorazio, che è il più piccolino, lui. Eccoli qua, arrivano anche altri ragazzini, Treccia con la coda al vento, beata lei. Ma questa è una cosa, per cui la zona dove potete già ritirare i premi è sul rettilineo d'arrivo, per intenderci sotto alla prima. Abbiamo ultimato questa corsa. Ma perché stanno cantando tanti auguri a te? Ah, ecco, perché è il compleanno di Milva Monticelli e anche di Angelo Rapino. Ma fate tutti il compleanno oggi, allora compleanno, buon compleanno a Milva Monticelli, che è anche il vicepresidente del Cori d'Abruzzo, Soconi, non risulta? Ah, ok. Milva 20 anni e Angelo 25, eccoli qua. Milva Monticelli, 20 anni, gruppo sportivo Bersaglieri Pescara, e Angelo Rapino, 25 anni, che festeggia insomma qui con noi le 25 primavere. Che bello, rimaniamo giovani grazie alla corsa. Parte con l'americana Pescara e tra qualche attimo spero di potervi dare ulteriori informazioni con i vari elenchi degli iscritti e con le varie batterie che quindi partiranno a 55, 60, 65 anni e 50. La partenza successiva è riservata alle categorie M35 e M45. Verranno sanzionate tutte le scorrettezze. Scorrettezze in senso lato vuol dire che non dovete superare il pacemaker per tirare il ritmo, non dovete sgomitare, non dovete mettere le classiche, lo dico in abruzzese così lo sapete tutti, non dovete mettere il tonachetto, perché qui è pericoloso, la pista non è la strada, lo spazio è nettamente più stretto e noi non vogliamo eroi, ma vogliamo solo gente che viene qui a divertirsi. Grazie, lo ripeterò anche alla prossima battaglia. Proprio